Benvenuti all'appuntamento con il TG News 24, edizione delle 10. Partiamo subito con gli aggiornamenti per quanto riguarda il coronavirus. Torniamo ancora sulla mappa dei contagi, quella che aggiorna la protezione civile ogni giorno, ed eccoli qui i dati ultimi che abbiamo a disposizione che si riferiscono al bilancio della nostra regione. Come potete vedere, per quanto riguarda i decessi, siamo a 200, 204 in base all'ultimo aggiornamento della Protezione Civile, ma il numero è di 206, in effetti, quello che si riscontra al momento. Questo è il quadro della situazione per quanto riguarda la nostra regione. Ci sono degli aggiornamenti che arrivano da Paularo, dove il sindaco Daniele Di Gleria ha comunicato ai suoi cittadini di un nuovo contagio che fa salire al 4 il numero complessivo dei positivi. La persona contagiata, ha scritto il sindaco nel suo messaggio su Facebook, dopo alcuni giorni durante i quali ha manifestato sintomi febbrili, gode di un discreto stato di salute assieme ai suoi familiari, si trova in stato di isolamento domiciliare e la situazione è costantemente monitorata dal personale medico ed infermieristico dell'azienda sanitaria. L'ultimo caso riscontrato non è collegato ai precedenti, da notare che la comunità di Paularo conta altri due contagiati che però entrano nelle statistiche dei contagi alla casa di riposo di Paluzza, dove sono ospitati. Nell'esprimere affetto e vicinanza alle persone contagiate, il sindaco ricorda che a giorni verranno sottoposti a tampone di controllo i primi pazienti risultati positivi. Adesso ci colleghiamo con Pordenone, dove c'è il nostro corrispondente Daniele Boltin. Daniele, buongiorno. Ci colleghiamo con te per fare il punto della situazione per quanto riguarda l'ospedale di Pordenone e anche in generale la situazione del pordenonese per quanto riguarda i contagi. Come siamo per quanto riguarda soprattutto gli operatori sanitari da questo punto di vista che risultano essere purtroppo colpiti dal virus, quindi evidentemente qualcosa non funziona o c'è qualcosa da rivedere? Buongiorno Francesco. Sì, le ultime notizie riguardano la seconda medica dell'ospedale Santa Maria degli Angeli, dove sono stati contagiati sei operatori sanitari e cinque pazienti, quindi si è creato un piccolo focolaio con 11 contagi. I pazienti, secondo quanto è stato riferito, sono stati contagiati tra il 10 e il 13 aprile e provengono principalmente, dalla RSA di Castino di Zoppola, dove ci sono stati già 9 morti. Quindi pare ci sia stato un po' un problema di filtraggio nei tamponi. Sei sono gli operatori sanitari tra infermieri e OSS positivi al virus, però pare che siano stati contagiati prima. Infatti, secondo quanto mi risulta, alcune infermiere sono state contagiate poco dopo la metà di marzo e sono in isolamento domiciliare. Tuttora, però, avendo già fatto altri tamponi, dopo il 14º giorno risultano ancora positive. I sindacati, CGIL, CISL e UIL, hanno scritto una lettera al direttore generale dell'ospedale, Joseph Polimeni, chiedendo una verifica immediata su quanto sta accadendo nel reparto e di mettere in sicurezza, oltre a formare tutti i dipendenti, poi non solo del reparto di seconda medicina, ma anche degli altri reparti, minacciando, diciamo così, di portare i fascicoli in procura se non arriverà una risposta immediata dall'ospedale. Al momento, per gestire questa nuova emergenza sono stati creati 25 nuovi posti letto nel reparto di pneumologia e tamponato tutto il personale, anche se possiamo dire che probabilmente i buoi sono scappati dopo aver chiuso il recinto. Quindi una situazione Quindi una dunque situazione dunque. difficile, come dicevamo, dovuta probabilmente a una qualche procedura che non ha funzionato bene. Questo purtroppo non è soltanto il caso di Pordenone, ma è successo anche in altre città. Tra l'altro, possiamo anche dire, visto che ce lo hai rivelato tu, è capitato proprio anche nel tuo ambito di nucleo familiare, no? Perché la tua convivente infermiera, se non ricordo male, è stata contagiata e di conseguenza sei stato contagiato anche tu. Approfittiamo anche per chiederti come stai, se hai fatto anche il tampone, quello di controllo successivo. Com'è la situazione anche per quanto riguarda la tua positività? Ok,
Ok, allora, sì, la mia compagna, proprio notizia freschissima di meno di un'ora fa, ha fatto il tampone di controllo, poi essendo operatrice sanitaria, quindi ha una corsia preferenziale ed è risultato positivo di nuovo dopo i 14 giorni. Io devo ancora farlo, spero che mi chiamino presto, dovrebbe essere domani la scadenza dei 14. Speriamo, non abbiamo sintomi, stiamo bene. Comunque, l'azienda sanitaria sta facendo un lavoro di monitoraggio di tutti i contagiati molto preciso perché ogni giorno telefonano per sapere eventuali sintomi, sapere tutte le temperature. Comunque, insomma, nel nostro caso non siamo preoccupati. Quello che sta emergendo, come ho citato prima, di queste infermiere di seconda medica che sono ancora positive. L'abbiamo visto anche nei giorni scorsi con il sindaco di Cordenons, Andrea Delle Vedove, che è stato contagiato a marzo e lui è arrivato al quinto tampone, risultato negativo, quindi è da oltre un mese in isolamento domiciliare, quindi a quanto pare questo virus in diversi casi dura molto di più di quello che ci è stato detto. Eh sì, un virus che purtroppo si conosce ancora poco, direi, dunque quello proprio dei tempi di incubazione e anche di negatività al virus dopo il periodo dei 14 giorni o comunque dopo un ulteriore tempo ancora è un dato che non è stato possibile stabilire in maniera certa e questo ha creato ovviamente problemi e contagi in tutta Italia, in tutto il mondo, perché non essendoci precisione in tal senso, il contagio si è diffuso in maniera più rapida. Volevo chiederti un'ultima cosa, Daniele, per quanto riguarda il grado di adesione della popolazione del Pordenonese a quelle che sono le prescrizioni per la prevenzione, come siamo con i controlli? Noi qui a Udine, possiamo dire che la gente sta rispondendo alla grande a quelle che sono le richieste fatte dallo Stato, dalla Regione, rimanere a casa, muoversi solo quando è necessario. Nel Pordenonese cosa succede? Anche nel Pordenonese possiamo dire che la città è ligia al dovere, ovviamente qualche eccezione c'è, ma come ovunque, dopo la nuova ordinanza regionale, il sindaco di Pordenone Ciriani ha specificato a tutti i cittadini che si possono muovere entro i 500 metri da casa, quindi già da ieri si sono viste le prime uscite. Ovviamente mi sono state riferite perché io sono in isolamento e non ho potuto vedere con i miei occhi. Quello che si può notare, magari c'è qualcuno che trasgredisce le regole, ma principalmente fuori dal centro cittadino. Non manca chi continua a uscire in campagna, andare nei campi, la grava nella zona di Cordenons, sul greto del fiume Meduna, rimane sempre frequentata da motociclisti, da appassionati di drone. Però possiamo dire che in città i pordenonesi si stanno comportando bene. Bene, grazie a Daniele Boltin, ci risentiremo per ulteriori aggiornamenti dal Pordenonese. Grazie al nostro corrispondente Daniele Boltin per questo intervento. Adesso passiamo all'analisi di quella che è la fase 2, di come ci si sta avvicinando a questa fase 2 e facciamolo subito mostrandovi le parole dell'OMS, perché l'OMS ha parlato di questo, della riapertura nei vari stati. L'OMS ha in pratica detto che è ovvio, si aprirà in base ad una scaletta che è data dal periodo di emergenza che per alcuni stati è iniziato prima, per altri dopo, e quindi inevitabilmente per alcuni stati l'emergenza si sta lentamente, progressivamente chiudendo, per altri siamo ancora nel pieno. Sentiamo l'OMS. Some countries and communities have now endured several weeks of social and economic restrictions. Some countries are considering when they can lift these restrictions. Others are considering whether and when to introduce them. In both cases, these decisions must be based first and foremost on protecting human health and guided by what we know about the virus and how it behaves. We're all learning all the time and adjusting our strategy based on the latest available evidence. It includes 6 criteria for countries as they consider lifting restrictions. First, that transmission is controlled. Second, that health system capacities are in place to detect, test, isolate,
and treat every case and trace every contact. Third, that outbreak risks are minimized in special settings like health facilities and nursing homes. Fourth, that preventive measures are in place in workplaces, schools, and other places where it's essential for people to go. Fifth, that importation risks can be managed. And sixth, that communities are fully educated, engaged, and empowered to adjust to the new norm. Every country should be implementing a comprehensive set of measures to slow down transmission and save lives. Each government must assess their situation while protecting all their citizens and especially the most vulnerable. E allora saranno sei i criteri che dovranno essere le linee guida per la riapertura delle attività che riguardano sia le attività economiche che le attività di tutti i giorni dei singoli cittadini, questo secondo l'OMS. Per quanto riguarda invece la ripresa delle attività economiche, il dibattito in Italia è aperto sul fronte dei finanziamenti, il decreto Cura Italia, la liquidità che il governo ha previsto di favorire con l'accesso a linee di credito con garanzia concessa dallo Stato alle banche, ma di soldi ancora non se ne sono visti. Ne abbiamo parlato anche con il direttore generale di Confindustria Udine, Michele Nencioni, che abbiamo intervistato proprio su questo tema e sulle perplessità rispetto all'impianto di aiuti che sono stati previsti dallo Stato per le imprese. Sentiamo. Le perplessità più grosse ovviamente sono che l'aspetto unico e principale è relativo al finanziamento, quindi questo bazooka, così come lo ha menzionato il Presidente del Consiglio, è un apporto di denaro volto alle garanzie essenzialmente, le cui garanzie vanno tra l'altro a fronte di finanziamenti che devono essere restituiti in 6 anni. Il che mi preoccupa un po' da un certo punto di vista, perché le aziende si troveranno con un appesantimento del debito da restituire in un periodo breve. Se a questo ci sommiamo l'aspetto dei tassi, che pure nella grande maggioranza dei casi le garanzie riguardano il 90% del contributo, e si sta parlando di tassi che si aggirano tra l'1 e l'1,5%, che francamente non sono neanche tassi di mercato per quanto mi riguarda, perché l'1,2, 1,3% sono tassi che esulano anche un po' il mercato attuale. Quindi sono un po' preoccupato perché tante aziende, soprattutto le piccole, si indebiteranno per far fronte a un'emergenza e poi dovranno restituire il debito in un periodo troppo breve, a mio avviso. E queste sono le principali perplessità. Il tempo di restituzione del debito, 6 anni, giudicato troppo breve, e poi la lentezza di tutta la macchina burocratica che ancora non ha permesso agli imprenditori materialmente di entrare in possesso di questa liquidità, lentezza e burocrazia che riguarda anche il sistema bancario. E intanto invece andiamo a vedere qual è l'allarme che lancia Confindustria per quanto riguarda le fabbriche nella zona di montagna. Riapriamo subito le fabbriche perché è in gioco la sopravvivenza stessa della montagna. Ad affermarlo è Nicola Cescutti, coordinatore della delegazione di Tolmezzo di Confindustria Udine, il quale senza giri di parole parla di una situazione ormai insostenibile per l'economia dell'area montana. Anche il nuovo decreto, evidenzia Cescutti, ha dato la possibilità di riaprire soltanto a determinate limitatissime tipologie industriali. Di conseguenza è ancora troppo esiguo il numero di aziende dislocate sia nelle aree industriali sia nelle valli. Qui viene concessa la facoltà di riprendere la normale attività lavorativa. In questi giorni, prosegue Cescutti, ho avuto numerosi contatti telefonici con i colleghi imprenditori dell'area montana, i quali mi hanno trasferito tutta la loro preoccupazione, oserei dire disperazione, sull'incertezza di riuscire ad aprire alla data prevista, ma non certa del 4 maggio. La preoccupazione delle imprese è acuita, oltre che dai mancati pagamenti delle scadenze di marzo, oppure dagli ordini posticipati o addirittura annullati, perché non va dimenticato
che le imprese fuori dai confini italiani stanno comunque continuando a lavorare. Cescuti poi entra nel merito del decreto liquidità, rilevando che è impensabile che un'impresa debba indebitarsi per far fronte alla liquidità. È un indebitamento questo originario solo dal Covid-19, non è legato dunque alla volontà di fare nuovi investimenti, ma è dettato dalla sola necessità di non chiudere, quindi di tornare assolutamente ad essere operativi come prima dell'epidemia. E invece c'è il settore del legno, legno arredo, che chiede di poter completare le consegne, un comparto che è composto da 3.200 aziende e 20.000 addetti messo in ginocchio dal Covid-19, consentire a chi ha merce in consegna di portarla e montarla nella casa del cliente, nell'assoluta garanzia delle regole sanitarie imposte dall'emergenza da coronavirus. L'appello alle istituzioni arriva dal capogruppo del settore legno arredo Andrea Cumini di Confcommercio e dai consiglieri Paolo Battistutta e Claudio Bertolutti. Il settore si trova con molti consumatori che hanno fatto l'ordine, attendono la consegna di prodotti che si trovano nei magazzini, ma che ci è impedito portare nelle abitazioni. Crediamo che con mascherine, guanti, ogni precauzione anticontagio, oltre naturalmente alla disponibilità del cliente, consentirci di completare il servizio potrebbe aiutare anche a muovere un po' l'economia. Sicuramente la situazione, come per varie altre categorie del commercio, è molto pesante. Per il legno arredo, un comparto da 3.200 aziende e 20.000 addetti, secondo le elaborazioni del Centro Studi della Camera di Commercio Pordenone Udine sui dati di Infocamere, è una questione di filiera, osservano Cumini, Battistutta e Bertolutti, con la beffa aggiuntiva di non poter rispondere alla concorrenza di un paese come la Germania, che ha continuato a produrre pure nelle settimane in cui da noi è stato disposto il lockdown, mettendoci in ulteriore difficoltà, dato che più di un intermediario nell'ambito dell'export, soprattutto con il Nord Europa, ha di fatto cancellato l'Italia dalla sua agenda. E adesso parliamo di allergie. I pollini in questo momento mettono a dura prova chi ne soffre, e si possono anche confondere i sintomi dell'allergia con quelli del coronavirus o di altre patologie. Al di là di questo, cerchiamo di capire com'è la situazione in questo momento dei pollini nella nostra regione. Lo facciamo con un servizio preparato da Angela Accaino in collaborazione con gli esperti dell'Osmer ARPA. Prurito agli occhi, naso che cola, talvolta respiro sibilante ed eruzioni cutanee, in altre parole allergia ai pollini. Ne soffre una gran parte della popolazione, fino al 15-20% degli italiani, per i quali la primavera è il periodo peggiore. E complici le temperature miti di questo inizio di stagione e il vento, la quantità di pollini in circolazione in questi giorni è davvero elevata. L'ARPA del Friuli Venezia Giulia, che fa parte della rete nazionale Polnet per il monitoraggio aerobiologico, in queste settimane ha sospeso i rilievi a causa dell'emergenza coronavirus, ma gli esperti sono comunque in grado di delineare uno scenario. Sentiamo Pierluigi Verardo, coordinatore della rete pollinica del Friuli Venezia Giulia. L'esperienza maturata negli anni, le osservazioni che si possono fare in natura, i dati storici e le condizioni meteo, con sole e vento, ci inducono a ritenere che nell'aria che respiriamo siano presenti alte concentrazioni di pollini di betulla, carpino nero, frassino, platano, gelso e brussonezia, detta anche gelso della carta. E poi in misura minore cipresso, quercia, faggio, pioppo, salice, acero, palma e molti altri. L'andamento delle temperature ci induce a pensare che il carpino nero e le graminacee quest'anno probabilmente saranno molto abbondanti. Pollini che possono essere trasportati a migliaia di chilometri di distanza. Il forte vento di fine aprile ha portato fino a noi, oltre alle polveri, anche pollini di piante tipiche dei paesi freddi provenienti dal Caucaso. Lo scorso anno una tempesta di vento del Sahara ha portato in Friuli pollini di piante d'ulivo del Nord Africa. Per queste microparticelle non ci sono barriere, non ci sono confini. E non ci sono barriere, non ci sono confini, i pollini viaggiano, e dunque chi è allergico in questo momento naturalmente può
pagarne le conseguenze. Adesso andiamo avanti e parliamo invece della ripresa della didattica a distanza, ripresa della didattica a distanza con le scuole che ripartono, anche se in maniera inusuale. I ragazzi non sono mai mossi di casa né prima né dopo la parentesi delle vacanze pasquali, fine delle vacanze per gran parte degli 8 milioni di studenti italiani, ritorno in classe, tra virgolette, da oggi con didattica a distanza, dopo l'approvazione nei giorni scorsi del decreto sulla scuola da parte del Consiglio dei Ministri, che di fatto rende obbligatoria la didattica a distanza. Tutti gli istituti si stanno via via organizzando con questo strumento per l'avvio della fase finale dell'anno scolastico, che dovrà comprendere interrogazioni, valutazioni, scrutini ed anche esami di terza media e maturità. Anche se ancora in piedi l'ipotesi di un rientro in classe in maggio, entro il 18, è molto probabile che le scuole per la fine dell'anno scolastico non riapriranno. Andiamo adesso a Palmanova, dove per il secondo anno consecutivo, grazie alla legge 11 del 2019, i bastioni, patrimonio UNESCO, dal luglio del 2017, potranno beneficiare di un finanziamento per la loro valorizzazione. Per il 2020 la regione Friuli Venezia Giulia ha concesso infatti 122.000 euro. Oltre a Palmanova sono stati finanziati anche i comuni di Cividale del Friuli e Caneva, il primo con 50.000 euro, il secondo con 110.000 euro. Un contributo davvero importante per permetterci di crescere e valorizzare la componente turistica della città stellata. Con questi fondi sarà possibile procedere a sfalci della vegetazione presente sulle cinte murarie, all'acquisto di arredo urbano come panchine o tavoli, alla manutenzione dei sentieri e alla concretizzazione finale della sala visite multimediale nel sottotetto dell'ex caserma Filzi, commenta il sindaco Martinez. Luca Piani, assessore con delega ai bastioni, all'ultimo piano dello stabile napoleonico, si è infatti concluso il rifacimento completo del tetto, fortemente compromesso da infiltrazioni. Qui sarà possibile allestire una zona riparata e coperta dove poter accogliere le comitive di turisti, illustrare la storia e le bellezze di Palmanova attraverso allestimenti e supporti multimediali. E parliamo di turismo, abbiamo introdotto in qualche modo l'argomento cultura, turismo, parlando proprio dei bastioni di Palmanova. Adesso sentiamo il ministro della cultura Franceschini, che ha fatto un po' il punto della situazione di questo comparto, quello della cultura inevitabilmente collegato al turismo. Sentiamo che cosa ha detto Franceschini. Allora, non arriva Franceschini, allora andiamo avanti, passiamo al prossimo contributo. Abbiamo intervistato Alessandra Priante, direttore Europa dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, per fare il punto con chi si occupa di coordinare tutta l'attività turistica a livello mondiale. Quali sono le prospettive in vista di una ripresa che speriamo possa avvenire il prima possibile? La differenza la faranno i paesi che sosterranno realmente le proprie imprese, innanzitutto, perché senza business non c'è museo che tenga, ok? E l'altra cosa fondamentale è che si pensi molto oltre il prodotto tradizionale, perché quando si riapriranno i confini potrebbe non essere agosto, potrebbe essere novembre, no? Io non me lo auguro, ovviamente, mi auguro che succeda molto prima, però in quel momento io incoraggio le destinazioni a essere pronte con un'ottima alternativa. E tenga conto di un'altra cosa, probabilmente nella scelta delle destinazioni, almeno in questa prima fase, una differenza la farà quanto sono connesse e soprattutto quanta in qualche modo struttura sanitaria hanno vicino a loro. Noi crediamo che questa sarà un'ottima occasione anche per promuovere un nuovo tipo di turismo e dare un nuovo significato alla parola sostenibilità, perché questo rallentare il ritmo dovrebbe consentire alle destinazioni di incamerare quante più informazioni possibili e buone pratiche possibili anche in tutto ciò che consente all'ambiente di riattivare un circolo virtuoso. Non possiamo pensare di tornare a calpestare in decine di migliaia territori che non lo possono sopportare. Quindi mi auguro che questa sia un'occasione per ripensare la parte di gestione dei flussi, un approccio più consapevole a quelli che sono gli obiettivi
e non dire semplicemente apro la porta, chi viene viene. Da ultimo, una cosa importante, cruciale, sarà che i governi, le regioni, le municipalità comprendano appieno che le piattaforme globali di promozione delle destinazioni, siano esse delle OTA, che quindi chiedono delle percentuali molto, molto alte come Booking, siano esse dei portali come Airbnb, devono condividere i dati a livello centrale. Non credo che sia più il caso di tollerare o neanche di prevedere che ci siano situazioni in cui non si sa chi sono le persone che sono sul territorio e quante sono. E questa sera parleremo di turismo dalle 21 con gli speciali del TG, avremo ospiti collegati via Skype, avremo altri contributi di Alessandra Priante, dell'assessore regionale allo sviluppo, Sergio Emidio Bini, ci sarà il direttore di Promo Turismo Lucio Gomiero in collegamento con noi, rappresentanti di chi gestisce il turismo balneare nelle due località principe della nostra regione, Lignano e Grado. Parleremo di montagna, parleremo con gli albergatori, faremo il punto della situazione per quanto riguarda il turismo della nostra regione. Adesso invece parliamo di sport, di calcio, ma non quello che si gioca sui prati in erba, quello che si gioca alla PlayStation, gli eSports che vedono coinvolta anche in primo piano l'Udinese. Noi di Udinese TV proponiamo ogni settimana una trasmissione condotta da Alice Mattelloni il martedì alle 21.50. Jacopo Romeo, nel servizio che adesso vi proponiamo, fa il punto sull'attività degli eSports in Casa Bianconera. Dico la verità, avevo diverse proposte ma ho subito sposato il progetto dell'Udinese. Questo perché ritengo la società Udinese Calcio una società molto seria, presente in Serie A ormai da diversi anni, e nella società ho trovato diversi valori che per me sono fondamentali, come la passione, la lungimiranza e anche la voglia di dire la propria, la voglia di competere e perché no anche di vincere magari. Per quanto riguarda invece il torneo, per me il torneo alla Dacia Arena è stato bellissimo, emozioni veramente forti. Dico la verità, ero un po' in soggezione mentre giocavo di fronte a molti altri ragazzi, anche parte della dirigenza. Però forse è stata proprio quella pressione che mi ha portato a vincere poi il torneo. Di conseguenza vincere è stato bellissimo, oltretutto se si pensa che è stato all'interno dello stadio, una cornice fantastica quella della Dacia Arena per me. Adesso sono molto soddisfatto, soprattutto ho visto una crescita nelle ultime partite. Ho iniziato con un'idea, con la Juventus appunto e col Sassuolo, e ho visto nella partita che in quelle partite che non andava la mia idea ho dovuto cambiare. E nel Sassuolo in pratica si vede abbastanza bene come non riuscivo a esprimere il mio gioco, anzi il mio avversario riusciva spesso ad anticipare le mie giocate, e proprio c'è un episodio dove riesce ad anticipare un mio passaggio e addirittura la trasforma in gol. Quindi erano questi gli episodi che mi facevano capire che c'era qualcosa da cambiare. Di conseguenza sono felice delle ultime uscite, in quanto dopo aver cambiato la tattica, l'impostazione di gioco, ho visto dei miglioramenti, soprattutto nella sfida contro il Cagliari e con il Verona. In questi giorni mi sto continuando ad allenare, perché comunque non è finito, bisogna perfezionare diverse cose, e spero che appunto nei prossimi show match di riuscire a trovare la quadra giusta. E questo era l'attaccante di punta, mettiamola così, della squadra degli eSports dell'Udinese Calcio. Adesso chiudiamo con le informazioni sul meteo, le previsioni per oggi, la tendenza per i prossimi giorni. Da parte mia è tutto, vi do appuntamento alle 12 con la prossima edizione. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dunque il tempo sulla nostra regione è determinato dalla presenza di un anticiclone sul Mediterraneo, sull'Europa occidentale, dopo che il passaggio di ieri del fronte freddo ha portato qualche rovescio, qualche temporale sulla nostra regione e anche qualche locale debole grandinata. Temperature minime questa mattina direi piuttosto basse, ovunque sotto zero in montagna, con una punta fino a meno 9 a Fusine. Temperature invece direi positive su buona parte della pianura, attorno ai 2-3 gradi, anche se in qualche località della bassa le temperature sono state attorno allo zero, quindi forse qualche locale gelata non è esclusa, è stata possibile. Temperatura attorno ai 6-7 gradi invece sulla costa, dove durante la notte ha soffiato un po' di burino.
In questo momento c'è un po' di nuvolosità ancora presente sulle prealpi carniche, sulla pianura pordenonese più occidentale, quella più vicino al Veneto, ma nelle prossime ore questa nuvolosità dovrebbe diradarsi, quindi ci aspettiamo una bella giornata con cielo ovunque sereno, aria secca e temperature che risaliranno, ma che rimarranno comunque con valori simili a quelli di ieri, ma decisamente più bassi rispetto a quelli dei giorni scorsi, quindi massime attorno ai 16 gradi sulla costa, attorno ai 18 in pianura, attorno ai 14-15 invece in montagna. Sulla costa 20 direi di brezza, forse anche sostenuto nel pomeriggio. Anche domani una bella giornata, cielo che rimarrà prevalentemente sereno sulla nostra regione, soltanto dal pomeriggio sera qualche velatura anche consistente potrebbe avvicinarsi da sud e quindi interessare la costa, la pianura. Anche domani vento direi di brezza, il tempo rimane buono direi tendenzialmente anche sabato, con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso per il passaggio di qualche velatura. È tutto, buona giornata.